Il pugno di ferro contro chi delinque e fomenta il degrado l'aveva annunciato fin da subito al principio della sua campagna elettorale. Il sindaco Massimo Bitonci così oggi ha applicato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per la chiusura di un'attività commerciale. Si tratta di questo market in via Piacentino all'Arcella, finito agli onori della cronaca perché proprio nei giorni scorsi, durante un controllo della polizia, la titolare nigeriana era stata arrestata, trovata con mezzo chilo di marijuana. Per di più erano numerosi gli esposti presentati dai residenti. La donna è finita in carcere per ben due volte negli ultimi 7 mesi, sempre con l'accusa di spaccio di droga. La nascondeva in negozio oppure nei pannolini della figlia piccola. L'esercizio in questione, per colpa delle proprie frequentazioni, crea notevoli situazioni di pericolo e di disturbo della quiete pubblica, ha spiegato il sindaco Bitonci, e per di più intrancia il transito pedonale dei residenti. Questa ordinanza è un chiaro monito per tutte le attività del genere. Non esisteranno ulteriori deroghe a comportamenti illegali o al limite della legalità, specifica Bitonci. La chiusura è stata disposta per 3 mesi fino al 30 di settembre. Intanto, assicura Bitonci, continueranno metodici e programmati i controlli della polizia nelle attività commerciali sospette.